Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Emergenza coronavirus è il punto sulla situazione in Campania. La scuola riprenderà il 15 settembre, bisogna farla riprendere in sicurezza, arrivano i test salivari per gli alunni. Campagna vaccinale nel weekend Open Day. Siamo in collegamento con il direttore generale dell'ASL Napoli 1, Ciro Verdoliva. Salve direttore, grazie per essere in collegamento con noi, ben trovato. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei. Allora, innanzitutto diciamo quanto importante è stato anche l'apporto dell'ASL Napoli 1 per ospitare in sicurezza i profughi afghani. L'ASL Napoli 1, nonostante la grande emergenza Covid, ha dato spazio anche a questo atto doveroso di accoglienza. Abbiamo supportato la protezione civile regionale sotto il profilo sanitario per l'accoglienza. L'accoglienza prevede innanzitutto i 7 giorni di quarantena e quindi abbiamo adeguato alcuni piani del Covid Residence alla quarantena appunto dei cittadini afghani che ci sono stati trasferiti dal Ministero qui in Regione Campania dopo che il Presidente De Luca aveva immediatamente non solo dato la disponibilità all'accoglienza, ma con un indirizzo ben preciso a noi che eravamo in campo di non lasciare nulla di intentato per accoglierli al meglio e di ripristinare una serenità, se questo casomai fosse possibile, dopo la tragedia che hanno vissuto, per dare 7 giorni di tutte le attenzioni possibili. Direttore, bisogna necessariamente convincere coloro che non sono vaccinati a farlo, bisogna uscire da questa pandemia che ancora preoccupa e soltanto con la vaccinazione, diciamo, di massa si può arrivare all'obiettivo. Quali sono le iniziative nell'immediato che l'ASL Napoli 1 ha messo in campo? Noi abbiamo centri vaccinali aperti dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 18, tantissimi centri, uno per ogni distretto sanitario di base. I centri vaccinali di Mostra d'Oltremare, di Stazione Marittima e di Fagioneria del Real Bosco di Capodimonte. Non c'è bisogno di prenotazione, non c'è bisogno neanche di essere inseriti in piattaforma, possiamo fare tutto lì. Chi non avesse la tessera sanitaria ancora in corso, possiamo addirittura in quel momento rigenerare e rivalidare la tessera sanitaria, quindi veramente si tratta solo ed esclusivamente di convincere le persone a venire. Stiamo offrendo 60.000 dosi a settimana, ma siamo in grado di poter offrire anche molto di più, ma abbiamo un'assenza nei nostri centri vaccinali veramente importante, abbiamo circa il 20% di presenza rispetto alle dosi che possiamo somministrare, quindi l'appello è quello di vaccinarci tutti per riprenderci la vita. Abbiamo 2 mesi avanti, io direi anche un mese, Forza Napoli, diamo la dimostrazione di quanto seriamente abbiamo compreso quanto questa pandemia può far male e abbiamo uno strumento per poter risolvere il problema ed è il vaccino. Quindi è possibile presentarsi alle hub senza prenotazione sia per effettuare la prima dose che per la seconda dose e per tutte le fasce d'età? Assolutamente sì, per la seconda dose chiaramente deve essere scaduto il termine dei giorni dalla prima dose e per i minori di età c'è la necessità di essere accompagnato dai genitori. Per quanto riguarda la scelta del vaccino, c'è una facoltà del cittadino, qualora magari avesse delle riserve su un vaccino piuttosto che un altro, andare incontro anche alle loro esigenze pur di vaccinare tutti? Il cittadino può scegliere, il medico vaccinatore può consigliare e insieme possono decidere qual è il miglior vaccino. E quindi questo insomma è un altro dato assolutamente positivo e ricordiamo che è possibile effettuare la vaccinazione sin dal 12° anno di età. Esatto. Quindi praticamente cerchiamo di convincere anche i genitori che sono scettici per vaccinare i loro figli, magari rivolgendosi ai prodotti di libera scelta che possono magari tranquillizzarli, perché la scuola sarà un importante test per capire quale sarà l'andamento della pandemia. Ci sono delle decisioni in questo momento di accesso, ad esempio, di tutto il corpo docente che se non hai il Green Pass non può insegnare e la risposta ai docenti devono darla anche gli studenti e soprattutto le famiglie degli studenti per creare a questo punto una classe interamente free Covid.
Ci saranno anche delle misure che ha messo in atto l'unità di crisi, test salivari per gli alunni, proprio per cercare di monitorare ed arginare l'eventuale possibilità di diffusione del contagio? Sì, ieri c'è stata una riunione del Presidente De Luca e dell'Assessore Lucia Fortini con il mondo della scuola. Noi saremo convocati a brevissimo per mettere in corso l'operatività di questa decisione, ma i test salivari, che sono chiaramente anche più semplici di quelli naso-orofaringei per i bambini, anche per le persone che in questo periodo sono sottoposti tantissimo ai tamponi, sono più semplici, sono più rapidi e possiamo anche fare meglio. Mi dica anche una cosa, qual è la posizione della ASL Napoli 1 nei confronti del personale medico e paramedico ancora non vaccinato? Sospensione, senza alcun dubbio. A partire dal completamento del procedimento che la legge ci ha disegnato in maniera molto puntuale, siamo quasi arrivati al completamento, penso che per la prossima settimana qualcuno comincerà a ricevere le lettere di sospensione. Perfetto, noi la ringraziamo, la salutiamo, mi dica, è preoccupato per l'autunno? Sono dispiaciuto che pur avendo uno strumento come il vaccino ci mancano ancora 300 persone a Napoli che non hanno espresso la volontà di vaccinarsi e questo chiaramente conseguenzialmente mi dà preoccupazione. Quindi concludiamo questo collegamento dicendo anche ai nostri telespettatori vaccinatevi perché è una situazione molto particolare, ancora complessa, per riprenderci la nostra vita dobbiamo vaccinarci tutti. Condivido pienamente, l'appello è quello di rivolgersi ai nostri centri vaccinali, ai medici in medicina generale, alle farmacie, noi ci siamo, vi aspettiamo e vogliamo insieme prendere questa decisione, vi consiglieremo, vi ascolteremo e dove dovessero esserci delle effettive incompatibilità certificheremo anche questo, ma è importante essere convinti che il vaccino insieme all'azione non farmacologica, il lavaggio delle mani, la mascherina e la distanza fisica sono gli unici strumenti che abbiamo per non ritornare a quel periodo iniziale della pandemia e tanto ci ha spaventato, e tanto ci ha fatto soffrire, e tanto dolore ci ha dato per tanti cari che purtroppo non ce l'hanno fatta. Grazie direttore, buon lavoro, arrivederci. Buona giornata a voi. Blitz della Guardia di Finanza, sequestrati articoli non certificati nei negozi cinesi. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, tra il capoluogo e l'area metropolitana, ha sequestrato 3 milioni e mezzo di articoli non sicuri e privi delle certificazioni di sicurezza e di indicazioni per il consumatore. In particolare, il gruppo della Guardia di Finanza di Nola, nel corso di due interventi tra Nola e Piazzolla di Nola, ha sequestrato in due negozi di articoli per l'illuminazione e prodotti non alimentari gestiti da cittadini cinesi 3 milioni e 250 mila tra articoli elettrici per l'estetica, accessori ornamentali per l'acquario, per uffici scolastici non sicuri, di dubbia provenienza, di manifatture incerte e potenzialmente pericolosi. La documentazione fornita e le informazioni riportate sugli articoli liberamente esposti sugli scaffali non sono risultati essere sufficienti a garantire sicurezza. Sempre in provincia sono stati sequestrati dai finanzieri del gruppo di Frattamaggiore, in un emporio cinese di Caivano, oltre 130.000 articoli non sicuri per uso domestico. E infine i baschi verdi del gruppo Pronto Impiego di Napoli, nel corso di un servizio contro l'abusivismo commerciale in Piazza Carolina, hanno sequestrato oltre 6.000 pezzi tra occhiali e cover per cellulari privi di marchi o con marchi contraffatti. 4 i responsabili sanzionati, 2 denunciati e altrettanti segnalati alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa. Siamo in collegamento con il comandante della Polizia Municipale di Napoli, Ciro Esposito. Salve comandante, ben trovato dopo la pausa estiva. Ben trovata. Allora comandante, tracciamo un bilancio dal punto di vista della sicurezza in città per questa estate che ha visto praticamente la città nuovamente invasa dai turisti, un dato positivo anche se chiaramente la città è un po' in affanno per quanto riguarda i servizi. Sì, abbiamo registrato con grande piacere il ritorno di tanti turisti che hanno nelle nostre strade, era palpabile che c'era una ripresa anche da parte delle attività economiche e imprenditoriali.
Ovviamente questa è la parte positiva, poi c'è la parte negativa di chi in questo periodo ha continuato ad assembrarsi, ha mancato l'uso delle mascherine. Vorrei ricordare che il Presidente della Regione proprio in questi giorni ha rinnovato quello che è l'obbligo di tenere all'aperto in caso di impossibilità di mantenere il distanziamento, l'uso della mascherina e quindi tutta una serie di misure che tendono sempre a garantire la situazione sanitaria. Però ecco, tanti turisti comunque per strada ha significato anche la ripresa delle attività economiche, tante persone anche nei luoghi turistici, quindi voglio dire, il paese si riprende, si risveglia. Ma non dobbiamo mai dimenticare che c'è il tema della pandemia che è ancora vivo. Spesso anche da persone vicine hai notizie che ci sono persone, per lo più per la verità, molti di questi, la gran parte di questi, la maggioranza assoluta, e sicuramente sono persone che non si sono sottoposte all'inoculazione del vaccino. Ma comunque ancora ci sono tanti nostri concittadini che sono positivi al Covid. Certo, diciamo che per voi uomini che ogni giorno presidiate il territorio diventa sempre più difficile far osservare anche le norme anti-Covid con la ripresa di tutte le attività. Tra poco apriranno anche le scuole, quindi chiaramente ulteriori controlli, maggiore affluenza in strada. Ci saranno le partite allo stadio in presenza, per cui chiaramente insomma, diventa veramente un grande lavoro con pochi uomini a disposizione. Sì, abbiamo il problema che sicuramente l'organico non è assolutamente adeguato per le sfide che ci aspettano, nonostante il corpo abbia in questi anni individuato un'organizzazione flessibile capace di dare risposte in più ambiti, però è chiaro che le macchine possono essere efficientate, le macchine organizzative fino a un certo punto, poi si rischia, ecco, la difficoltà di assicurare dei servizi. Abbiamo un tema che io l'ho presentato più volte, l'ho presentato ieri in commissione mobilità, ma l'ho evidenziato in interviste sui giornali a metà ottobre, cioè quando appena arriverà il nuovo sindaco, scadranno i contratti di 144 operatori, tra quelli più giovani che sono stati assunti a tempo determinato. Quindi il nuovo sindaco non avrà nemmeno il tempo materiale per poter, come devo dire, cercare una proroga e poi discutere della questione. Quindi con un organico che è già sotto di 1.000 uomini, perdere altri 144 è sicuramente complicato. In più abbiamo una ripresa significativa di tutte le attività, alcune delle quali manifesteranno uno scenario che è diverso da quello dello scorso anno. La scuola che riprende in presenza, fortunatamente dico io, le partite che riprendono con gli spettatori e tutto il resto, ovviamente questo ci impegnerà ancora di più, nonostante anche a settembre ci sia tutta una serie di incontri importanti, appuntamenti anche internazionali come una sessione del G20 nelle giornate del 13 e 14 settembre che sicuramente ci impegnerà. Ovviamente noi già siamo partiti con un piano di viabilità, con le risorse che abbiamo a disposizione, ce ne vorrebbero delle altre, e ci vorrebbe anche che finalmente si risolvessero i problemi di alcuni cantieri che insistono in città, che sono ovviamente cantieri obbligatori perché si tratta di lavori che o sono finanziati e quindi se non si fanno si perdono i fondi, oppure sono per necessità, come per esempio per la Galleria Vittoria, che è uno snodo particolarmente importante per cui è stato individuato un piano di viabilità che in questi mesi dell'ultimo anno ha retto. A meno che non ci chiaramente innanzi a sciopero o manifestazione è chiaro che il sistema si blocca, ma è un piano di viabilità che ha retto, ma a scuole chiuse. Ora lo andremo a tastare dal prossimo 15 settembre con la riapertura delle scuole. Ovviamente la nostra attenzione è massima, ci auguriamo di limitare al minimo i disagi
dei nostri concittadini. Certo, mi rendo conto che è una situazione assolutamente difficile anche per lei, perché anche interfacciarsi poi con l'amministrazione comunale diventa difficile con questo quasi azzeramento della giunta in vista delle prossime elezioni amministrative. Intanto va avanti anche la vostra attività di controllo del territorio al di là del Covid, un'importante operazione della polizia locale, un vasto traffico scoperto di rifiuti illeciti. Sì, questo è uno dei temi perché al di là della viabilità, che è sicuramente la nostra prima mission, però devo dire che noi abbiamo una serie di attività che ormai non possiamo assolutamente, a cui non possiamo assolutamente derogare. In parte ci vengono delegate dalle leggi, dalle normative, in altri ci vengono richiesti dalla procura, da istituzioni cittadine di primo livello, quindi la procura, la prefettura, la questura. Quindi noi tutto il mese di agosto, gli organi di stampa l'hanno richiamato, abbiamo fatto un'attività importante legata proprio al contrasto ai rifiuti, al contrasto al deposito abusivo di rifiuti. Abbiamo individuato aree, intercettato persone che lo facevano in modo illegale, abbiamo denunciato all'autorità giudiziaria. C'è sicuramente tanto impegno, ma ci sono delle attività che ormai sono nostre in esclusiva, come l'infortunistica stradale, gli incidenti stradali, come la prevenzione alla polizia edilizia per gli abusi edilizi. Sono delle attività che non possono essere compresse, e a tutto questo poi c'è una difficoltà legata poi alla viabilità per la riapertura in tutte le attività, e tutto deve essere fatto con le risorse che abbiamo. È inutile stare a lamentarsi, bisogna affrontare il tema e fare il meglio di quello che è possibile. Noi abbiamo il grande orgoglio di poter servire la nostra comunità, lo facciamo al meglio tutti i giorni. Sarebbe opportuno farlo con risorse adeguate. Devo dire che da quando io ho il comando sono riuscito anche attraverso finanziamenti, spendendo bene i fondi del 208, a mettere a disposizione del corpo tutta una serie di ausili che prima addirittura mancavano. Abbiamo un parco macchine adeguato, finalmente personale alle divise, abbiamo riattivato i carri gru, abbiamo finalmente un apparati radio efficaci che ci consentono di lavorare meglio e in sicurezza per la collettività. Ma sulle risorse umane si arriva a un punto in cui bisogna assolutamente fare un ragionamento serio, perché se tante cose vengono chieste dalle istituzioni di primo livello della città e noi le facciamo veramente con piacere, manifestando anche abnegazione e professionalità, poi ecco, dovremmo, ci piacerebbe avere, come le altre città italiane, le risorse necessarie per poter fare bene il nostro lavoro. Noi, comandante, la ringraziamo come sempre. Ci diamo appuntamento la settimana prossima, di giovedì e non di venerdì, perché insomma lei è impegnato. Grazie e arrivederci. Arrivederci. La ripresa turistica tanto sperata è una realtà in molte regioni, intanto le strutture alberghiere sono ancora in grande sofferenza. Alberghi pieni ad agosto al mare e in montagna, ma la crisi non è finita. Nel primo semestre dell'anno, infatti, si è registrato un meno 8,3% del fatturato nei servizi ricettivi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo afferma Federalberghi che, citando i risultati dell'ultima indagine Istat sulle entrate turistiche e mettendo a confronto i dati sulle presenze nelle strutture ricettive, conferma che la strada per la ripresa è ancora in salita. Secondo la federazione guidata da Bernabò Bocca, nei primi 6 mesi del 2021 il calo di presenze turistiche è del 67,3%, con una perdita di oltre 115 milioni di pernottamenti rispetto allo scorso anno. Inoltre, considerando che in un anno normale le presenze turistiche registrate da gennaio a giugno valgono circa il 40% del movimento complessivo, significa che è andato in fumo oltre il 25% del fatturato annuo. A soffrire di più, fa sapere Federalberghi, sono le aziende e i territori che lavorano in prevalenza con i turisti stranieri e con il turismo d'affari. E per agganciare una vera ripartenza occorre continuare a supportare le imprese, attenuando l'impatto dei costi di gestione degli immobili. In Campania, a far segnare rosso nei bilanci di fine estate, il turismo internazionale, in particolare quello inglese e americano, sottoposto agli obblighi di quarantena e quindi meno appetibile rispetto ad alcune regioni europee competitor dell'Italia, che non hanno applicato la misura restrittiva in ingresso nel nostro paese.
Siamo in collegamento con il sindaco Raimondo Ambrosino, sindaco di Procida. Salve sindaco, grazie per essere nuovamente in collegamento con noi. Ben trovato. Ben trovati a voi, ciao. Allora, sindaco, è stata un'estate sicuramente di riscatto per il turismo dopo lo scorso anno. Procida, come tante altre località della nostra Campania, sono state prese letteralmente d'assalto. Come ha retto l'impatto Procida? Sì, è vero, girandomi un po' intorno posso dire che un po' tutte le località, a cominciare dai Campi Flegrei, l'isola di Ischia, Capri, la stessa città di Napoli, veramente sono tornati ai livelli quasi precedenti all'emergenza coronavirus, quindi mi fa molto piacere che sia ripartito completamente il settore, probabilmente a partire dal mese di giugno, e quindi anche Procida, forse da noi un tantino in più in virtù di questa grande promozione che c'è stata dell'isola per la proclamazione a capitale italiana della cultura, titolo che ha incuriosito tanti. Abbiamo visto per esempio nel mese di agosto tanti ospiti stranieri che di solito non si vedevano qui a Procida nel mese di agosto, quindi l'isola strapiena di gente, anche di persone che sono venute a fare la passeggiata per la giornata, ha messo un po' questa presenza sotto stress le abitudini e le dinamiche dell'isola, però tutto sommato ce la siamo cavata. Per noi chiaramente è anche un modo poi per fare mettere in campo quei piccoli accorgimenti per farci poi preparare, tenere pronti in pratica per l'evento dell'anno prossimo, che senz'altro vedrà poi anche nei mesi di bassa stagione l'arrivo di tante persone. Quindi tutto sommato bene, ma c'è ancora tanto da migliorare, sapete bene. In qualsiasi realtà, in qualsiasi comune non si smette mai di migliorare le cose. Certo, è stato un buon banco di prova perché chiaramente con Procida Capitale della Cultura ci sarà una grande programmazione anche di eventi che attrarrà turisti da tutto il mondo. Come vi state organizzando per quanto riguarda la decisione delle manifestazioni che metterete in campo? Ovviamente sempre all'insegna della sicurezza, quindi delle misure anti Covid da rispettare, perché purtroppo la pandemia ancora non lascia tregua. Forse le caratteristiche di Procida ci tutelano anche sotto questo aspetto, perché faremo gli eventi prevalentemente all'aperto, visto che Procida non ha delle strutture molto, un gran numero di strutture chiuse dove ospitare tante persone, quindi gli scenari per i nostri eventi culturali saranno principalmente le piazze, le strade dell'isola, e quindi questo ci aiuterà anche a gestire meglio l'emergenza coronavirus. Sapete che quando si è all'aperto e si adoperano le mascherine, poi addirittura quando ci sono tanti concittadini vaccinati, veramente poi il rischio per l'emergenza, per la diffusione del virus si abbassa moltissimo. Abbiamo fatto anche le prove generali sotto questo aspetto, perché proprio in questi giorni è in corso una bellissima iniziativa che si chiama Panorama Procida, con tutta una serie di installazioni artistiche per tutto il centro storico dell'isola. È veramente un momento speciale perché i cittadini e gli ospiti si incuriosiscono e in maniera autonoma, individuale, visitano queste opere d'arte. Ecco, allora sì, riusciamo a tutelare sia l'esigenza di proporre contenuti culturali, sia l'esigenza che le persone non stiano necessariamente assembrate, ma si spostano e osservano le varie opere d'arte senza creare particolari problemi. Sindaco, una criticità per lo svolgimento corretto e con successo delle manifestazioni che si terranno può essere rappresentato dai trasporti. Avete un'interlocuzione diretta con la Regione per cercare di capire come potenziarle, almeno in quel periodo? Sì, assolutamente, la Regione ci sta accompagnando sotto ogni punto di vista, devo dire la verità, massimo sostegno sia economico sia logistico. Devo dire anche su questo, già da adesso c'è stato un potenziamento dei mezzi, tante corse in più, la piena disponibilità da parte di compagnie di navigazione a fare anche degli scali supplementari a Procida. Voi sapete che l'isola è la più vicina alla città di Napoli, alla terraferma, anche al porto di Pozzuoli, e spesso è uno scalo intermedio delle tratte che vanno da Ischia alla terraferma. Quindi sono aumentate quest'estate gli scali sull'isola, e questo è significato per noi avere l'opportunità di più collegamenti con la terraferma. Veramente il porto di Procida, che io dal mio ufficio qui al comune riesco a vedere dall'alto, è continuamente frequentato da
da traghetti agli scafi e vari vettori navali che hanno portato sull'isola e riportano in terraferma tantissime persone. Noi abbiamo avuto questa grande opportunità, cioè avere la proclamazione della capitale della cultura mesi prima rispetto all'inizio dell'evento. Questo ci ha dato l'opportunità anche sui collegamenti marittimi di intensificare, di fare le prove generali, e per adesso sta andando tutto abbastanza bene. Certo, la mia raccomandazione a tutti indifferentemente è quella ancora di adoperare tutte le cautele per l'emergenza coronavirus, quindi soprattutto sui traghetti di conservare l'abitudine a indossare la mascherina, perché evidentemente non si devono sprecare tutti i mesi di sacrificio che abbiamo fatto per un momento di allegria in cui poi dopo casomai sui traghetti non si rispettano in maniera scrupolosa tutte le precauzioni. Quindi massima attenzione, e veramente poi ci potremmo godere quest'anno da capitale della cultura insieme a tanti amici della terraferma. Sindaco, prima di salutarci, ci dica quando cominceranno, insomma, i festeggiamenti, le celebrazioni per questo evento importante, e con quale iniziativa comincerete, insomma, ci dia qualche anticipazione. Probabilmente inizieremo il 22 gennaio del 2022, quindi questa data simbolica. Cominceremo da Santa Margherita, che è questa chiesa che si può guardare anche dal mare quando ci si avvicina a Procida, tutta gialla, che noi stiamo recuperando uno spazio eccezionale, suggestivo, che è quello del monastero sotto questa chiesa, che ci darà anche l'opportunità di poter usufruire di un bel cortile che a 360 gradi guarda tutto il Golfo di Napoli. Quindi un luogo molto simbolico dal quale vogliamo far partire capitale della cultura, e chiaramente abbiamo anche invitato il Presidente della Repubblica. Su questo c'è qualche difficoltà in più, perché stiamo parlando proprio dell'ultimo mese di mandato del Presidente Mattarella, quindi sarà decisiva la sua decisione se rimanere, se dare la disponibilità a fare un altro settennato oppure no. Chiaramente noi lo abbiamo invitato, c'è questa complicazione che siamo alle ultime settimane del suo mandato nel gennaio 2022, però speriamo veramente di poter di nuovo ospitare un Presidente della Repubblica qui sull'isola di Procida dopo 30 anni, perché l'ultimo fu Cossiga. Per noi questo sarebbe un grande onore, stiamo lavorando per fare le cose nel migliore dei modi per dare soddisfazione a lui e a tutta l'Italia. Sindaco, noi la salutiamo, la ringraziamo, e naturalmente ci vedremo, verremo con le nostre telecamere a vedere Procida come accoglierà questo evento, e torneremo a collegarci con lei. Grazie, arrivederci. Grazie mille, buon lavoro. Maradona è il più grande giocatore di sempre, raccontato in un libro di Francesco Amodeo, che ne analizza tutte le sfaccettature: il Diego rivoluzionario, il pugno che sfidò gli imperialisti per riscattare il sud del mondo. Con il titolo Il Diego rivoluzionario, il pugno che sfidò gli imperialisti per riscattare i sud del mondo, lo scrittore Francesco Amodeo ha scritto un libro in cui narra la vera storia del Maradona politico. Una storia fatta di coraggio, coerenza, intrighi e vendette trasversali, raccontata attraverso una raccolta capillare di documenti internazionali da poco secretati. Gli incontri con i leader politici sudamericani Fidel Castro e Hugo Chavez, gli attacchi ai vertici del governo americano e a quelli della FIFA, fino alla squalifica durante il mondiale americano del 1994. Amodeo racconta il sostegno di Maradona alla lotta di liberazione dei popoli sudamericani dalle oppressive politiche neoliberiste statunitensi. L'ho definito la prima inchiesta al mondo sui mandanti politici degli attacchi a Maradona. Quindi finalmente si rende giustizia a Diego Armando Maradona, e sono contento che questa inchiesta parta proprio da Napoli, che è una città che deve tantissimo a Diego. Parte dall'analisi di documenti desecretati, documenti del Dipartimento di Stato, ci sono anche immagini di documenti desecretati della CIA. Dimostro che Diego Maradona è finito nel mirino nel 1987, quando decide di abbracciare la causa rivoluzionaria e di giurare fedeltà a Fidel Castro. È davvero tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo nelle prossime edizioni di Televomero Notizie, buon pomeriggio.